Sono passati 12 mesi, ma a distanza di un anno il destino di Mario Turdò e Lentella si incrocia drammaticamente nella lotteria dei playout. Mors tua vita mea, dicevano i latini, perché in questo genere di sfide che mettono in palio la salvezza, soltanto una delle due squadre potrà gioire. Per l'altra si spalancheranno inevitabilmente le porte della terza categoria. L'anno scorso fu il Lentella ad avere la meglio nella doppia sfida, ma il Turdò riuscì a cavarsela grazie all'appiglio dei ripescaggi. Quest'anno i ragazzi del presidente Ritrivi non potranno usufruire del jolly e dovranno cavarsela da soli. La gara d'andata si è chiusa in perfetta parità, ma il miglior piazzamento al termine della stagione regolare consente ai padroni di casa di contare su due risultati utili sui tre a disposizione. Per non correre rischi, l'11 di casa cerca di prendere il sopravvento con il veterano Pomponio, che nonostante la veneranda età si dimostra tra i più pimpanti tra i suoi, e allo scoccare del quarto d'ora sfiora il vantaggio azzannando la sfera davanti ad Albanese. Quest'ultimo è reattivo nell'uscita alla disperata che evita il peggio. Meno incisiva la percussione successiva del 9 in casacca biancorossa, che stavolta cicca maldestramente il bersaglio grosso. Il Lentella replica in maniera tutt'altro che velleitaria e sulle incursioni di Monteferrante e Piero Roberti da Damio non corre grossi patemi. Primo atto che si chiude sul nulla di fatto, risultato che a conti fatti può bastare all'11 di casa, un po' meno agli ospiti che devono necessariamente vincere per centrare la salvezza. Alla ripresa delle ostilità sono comunque i biancorossi di casa ad essere particolarmente incisivi con il neoentrato Budano, che spaventa la retroguardia giallo-verde con un temibile diagonale che attraversa lo specchio della porta senza arrecare ulteriori danni. Il Lentella rischia di far male al quarto quando l'alla gira da Damio, ma con la porta sguarnita si allunga irrimediabilmente la sfera che va a spegnersi sul fondo. La gara perde consistenza sino al 25esimo, quando la difesa del Lentella va in bambola, in particolare con Sciulli che prova un avventato retropassaggio ma invece non fa altro che servire su un piatto d'argento un pallone d'oro all'appostato Pomponio, che di certo non si fa pregare due volte per avventurarsi in area ed infilare il malcapitato Albanese. Gli ospiti cercano la pronta replica, anche se il pareggio non sarebbe comunque sufficiente. È l'alla che prova la percussione a ridosso della mezz'ora, ma la sua irruzione in area con conseguente stacco ravvicinato è da censurare. Due minuti dopo il 9 dell'Entella va a bersaglio, ma il signor Marinelli di Vasto procede giustamente all'annullamento per la posizione irregolare del solito l'alla. Per onore di cronaca, il fischio dell'arbitro è arrivato prima che la sfera venisse scagliata in rete. E questo è l'ultimo acuto dell'Entella, ormai rinunciatario e rassegnato alla dipartita. Gli ultimi assalti sono invece del Turdò, che cerca invano il raddoppio della tranquillità pur andandoci vicino con Pomponio prima e con Miri che centra l'incrocio dei pali sugli sviluppi di un devastante piazzato dal limite d'area. Giovanni Ritrivi è il presidente del Mario Turdò. Quest'anno non è andato come l'anno scorso. L'anno scorso sempre con il Lentella, però eravate retrocessi, poi ripescati. Quest'anno ve la siete cavata. Non è che ce la siamo cavati, abbiamo tenuto in considerazione il passo falso che abbiamo fatto l'anno scorso. L'anno scorso ci siamo un po' rilassati perché, visto della partita dell'andata, lo stesso 1-1, credevamo di mantenere il risultato in parità. E questo ci è servito da lezione, anche perché loro poi l'anno scorso, allo scadere del secondo tempo, ci hanno beccati con un gol e quindi siamo stati fortunati poi con la domanda di ripescaggio per far rimanere la squadra in seconda categoria. Quello che voglio ringraziare immensamente tutti questi ragazzi, perché è una squadra di, ve lo dico con il cuore, di ragazzi bravi, tutti 18-19 anni, eccetto il grande Mario Pomponio, 46 anni, che ci ha dato ultimamente una mano, e qui lo ringrazio profondamente. Se non era per lui, forse, non lo so se ce l'avremmo fatto ultimamente. E di nuovo ringrazio tutti quanti i miei collaboratori, vicepresidente e tutti i partecipanti al nostro direttivo. Vi saluto a tutti. L'anno prossimo, presidente, bisogna ripartire con una squadra che faccia soffrire di meno? Cercheremo di mettere qualche giocatore di esperienza, cosa che non abbiamo fatto quest'anno, in un paio di posizioni, per mantenere una classifica media senza salire. Poi se su questo accade, però non vorremmo ripetere l'errore di quest'anno e dell'anno precedente, di soffrire fino all'ultima partita.